Non esistono fatti, solo interpretazioni. È una frase lapidaria di Nietzsche che è diventata il motto della filosofia ermeneutica, la filosofia dell'interpretazione. Ne deriva forse che la realtà non esiste più e che non rimangono che i giudizi, le narrazioni, i cosiddetti storytelling? Ermeneutica viene dal greco ermeneuein, interpretare. La parola latina sermo, discorso, rinvia alla medesima radice. L'ermeneutica ha dunque a che fare con il linguaggio. È un'elaborazione del pensiero esercitata su un testo linguistico, intendendo questo in senso ampio. Può essere un testo giuridico, un documento storico, un'opera d'arte. Il termine ermeneutica mostra anche un'assonanza con Hermes, il dio messaggero tra gli uomini e gli dei. Potremmo dire che siamo di fronte all'arte del comprendere, esprimere, tradurre messaggi che viaggiano tra mondi diversi. Ma che cos'è questo messaggio che viene trasmesso da un mondo all'altro, da una fonte al suo interprete? Forse la verità? Un modo di intendere la verità è concepirla come adequatio rei et intellectus, la conformità del pensiero all'essere, inteso come una cosa, come un fatto reale. Non è questa la prospettiva dei filosofi ermeneutici, i quali, più o meno tutti, con sfumature diverse, non ritengono che l'essere possa essere ridotto a un ente, a una semplice cosa. Parallelamente pensano anche che la verità non possa essere concepita come una formula definitiva, capace di esaurire l'essere in tutti i suoi aspetti una volta per tutte. Il modo di pensare la verità sulla base del modello della conformità del pensiero all'essere conduce a elaborare delle definizioni dell'essere inteso come oggetto, objectum, qualcosa di posto davanti a noi che siamo dei soggetti separati da esso. Da questo punto di vista noi non siamo coinvolti nell'oggetto che stiamo considerando, anzi non dobbiamo esserlo. Per darne una visione appunto oggettiva, cioè neutrale e disinteressata. Definire significa ricondurre una cosa entro i suoi confini, per mostrare quello che essa è, ritagliandola da tutto ciò che essa non è. Una procedura che si basa sul principio di identità, ogni cosa uguale a se stessa, e sul principio di non contraddizione. Una cosa non può essere nel contempo se stessa e un'altra. Ora, pensate a un quadro che avete visto, una poesia che avete letto, una canzone che avete ascoltato. Sarà mai possibile racchiudere in messaggio che derivano da queste opere in una definizione conclusiva che ne esaurisca tutti i significati? Come dice il professor Umberto Galimberti, noi non abitiamo tanto il mondo, quanto piuttosto la nostra visione o descrizione del mondo. Per Leopardi, per esempio, la Luna non è tanto un satellite che ruota intorno alla Terra, quanto piuttosto un'interlocutrice cui rivolgere la domanda sul mistero dell'esistenza. A partire da questa critica al concetto di verità come conformità, l'ermeneutica nega che la filosofia possa darsi come episteme, come scienza fredda e distaccata di un essere statico, di essenze immutabili, di una natura eterna delle cose. La filosofia piuttosto è continua interpretazione, ovvero elaborazione, discussione, argomentazione, approfondimento dei significati che diamo alle cose e che le cose ci trasmettono. E parallelamente l'essere non potrà mai essere concepito come un dato di fatto, un oggetto staccato dal soggetto che questi dovrebbe semplicemente rispecchiare, ma piuttosto un mondo cui si appartiene, in cui si è coinvolti, una cultura portatrice di sensi, significati e valori che non si tratta solo di comprendere e accettare, ma eventualmente anche di decostruire e criticare. La filosofia dunque non sarà esercizio logico di definizione della verità, ma continua discussione ed elaborazione di esperienze significative e coinvolgenti, rilevanti dal punto di vista esistenziale, come l'arte, la poesia, il mito, la religione, la politica, tutte aperture di mondi, di sensi, di significati, di valori che si danno alle cose. Possiamo ora sintetizzare alcuni spunti che vengono dai maggiori rappresentanti di questa filosofia. Il primo filosofo che dobbiamo ricordare è Martin Heidegger, il quale elabora il concetto di differenza ontologica. Non si può ridurre l'essere a un ente semplicemente presente, piuttosto esso va concepito come evento, qualcosa che è sempre di là da venire. Da questo punto di vista, il luogo per eccellenza di evento dell'essere, o se volete di messa in opera della verità, è l'opera d'arte, che è in grado di esporre un mondo, ovvero un insieme di significati manifesti, ma nello stesso tempo produce terra, o forse meglio retroterra, una riserva inesauribile di significati che si sottraggono all'esplicitazione presente, ma si promettono per il futuro. La filosofia diventa allora interpretazione, Erörterung, dal tedesco Ort,
luogo, ovvero collocazione del detto sul non detto, la capacità di riportare significati manifesti dell'opera d'arte a quella riserva di significati che essa ospita in sé. Hans Georg Gadamer riprende la riflessione sull'arte. Essa non è pura imitazione o rappresentazione della realtà, né è solo una questione di gusto o una semplice fonte di piacere, ma ha a che fare con l'essere e con la verità, come dimostra il fatto che nessuno di noi è più lo stesso dopo aver fatto un'esperienza estetica, dopo aver letto un libro, aver visto un film o ascoltato una canzone. Di fronte a un'opera significativa, Gadamer ci invita a porci la seguente domanda: che cosa significa essa per me oggi? È la cosiddetta ars applicandi, l'applicazione del testo alla mia situazione presente, la sua attualizzazione. Il filosofo italiano Luigi Parison afferma che della verità non c'è che interpretazione e non c'è interpretazione che della verità. La verità esiste, ma non è mai disgiunta dalla formulazione personale che se ne dà. L'interpretazione dunque è sempre di qualcosa e di qualcuno. È sempre rivelativa della verità e insieme espressiva della persona che la produce. Prendete due versioni della nona di Beethoven eseguite da due diversi direttori d'orchestra. Le note sono le medesime, ma prendono vita due interpretazioni che rivelano l'opera d'arte e insieme esprimono la personalità dell'interprete. Infine ricordiamo Gianni Vattimo, il teorico del pensiero debole, il quale denuncia la violenza insita nel concetto di verità come conformità. Se io penso di sapere come stanno le cose, posso sentirmi legittimato ad imporre questa mia visione agli altri, e che invece intende la verità come un mondo storico, linguistico, culturale in cui si danno dei valori interessanti, dati, mai definitivi e sempre da ridiscutere. Terminiamo ricordando che oggi l'ermeneutica è fatta oggetto di critica da parte del neorealismo, una filosofia che professa l'esigenza di un ritorno ai fatti e ai principi della logica. A parte le questioni teoretiche, vogliamo qui ricordare una critica di carattere politico che ermeneutici e neorealisti si rimpallano gli uni contro gli altri. Detto che viviamo in un mondo in cui la narrazione sembra aver preso il sopravvento sulla verità e in cui la realtà sembra essersi dissolta nella finzione, si pensi al problema delle fake news, notizie prodotte ad arte per scopi politici e di potere, i neorealisti affermano che questo è l'ultimo effetto dell'aver ridotto il mondo alla visione del mondo e che l'unica arma di difesa contro l'imperversare delle menzogne è proprio un ritorno alla realtà, la ricerca della verità, la verifica fattuale. Gli ermeneutici, dal canto loro, ribadiscono che appunto solo la consapevolezza del carattere interpretativo di ogni presunta verità ci può rendere sospettosi e guardinghi nei confronti di chi ci vende la sua verità come fosse la verità assoluta. E dunque, verità o interpretazione? Oppure verità e interpretazione? A voi la vostra risposta.